Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 32. Dopo quei nemici scomparirono e io restai solo col mio Gesù. Io cercai di compatirlo, ma non ardivo di dirgli niente. E lui, rompendo il silenzio, mi disse: tutto ciò che hai visto è niente a confronto di quelle offese che continuamente mi fanno. È tanta la cecità loro, l'ingolfamento delle cose terrene, che giungono a divenire non solo crudeli nemici miei, ma anche di loro stessi. E siccome l'occhio loro è fisso nel fango, perciò giungono a disprezzare l'Eterno. Chi metterà un riparo a tanta ingratitudine? Chi avrà compassione di tanta gente che mi costa sangue e che vive quasi sepolta nel lezzo delle cose terrene? Vieni con me e prega e piangi insieme per tanti ciechi che sono tutto occhi, per tutto ciò che dà di terra, e poi disprezzano e calpestano le mie grazie sotto i loro immondi piedi, come se fossero fango. Sollevati sopra tutto ciò che è terra, aborrisce e disprezza tutto ciò che a me non appartiene. Non ti facciano più impressione gli insulti che ricevi dalla famiglia, dopo che mi hai visto tanto soffrire, ma ti stia solo a cuore l'onore mio, le offese che continuamente mi fanno, la perdita di tante anime. Non lasciarmi solo in mezzo a tante pene che mi straziano il cuore. Tutto ciò che tu soffri adesso è poco in confronto alle pene che soffrirai. Non te l'ho detto sempre che quello che voglio da te è l'imitazione della mia vita? Vedi un po' quanto sei dissimile da me, perciò fatti coraggio e non temere. Dopo questo ritornai in me stessa e da allora avvertii che ero circondata dalla famiglia e che tutti piangevano e stavano in disturbo e avevano tale timore che si replicasse quello stato, specialmente se ancora morivo, che fecero quanto più presto poterono per ricondurmi a Corato, onde farmi visitare dai medici. Non so dire il perché, sentivo tale pena nel pensare che dovevo essere visitata dai medici, che molte volte piangevo e mi lamentavo col Signore dicendogli: quante volte, Signore, vi ho pregato che mi facciate patire nascosta, era questo il mio solo ed unico contento, e adesso anche di questo sono privo. Dimmi, come farò? Voi solo potete aiutarmi e sollevarmi nella mia afflizione. Non vedete quante ne dicono? Chi la pensa in un modo e chi in un altro? Chi vuole farmi applicare un rimedio e chi un altro? Sono tutti occhi sopra di me e non mi danno più pace. Soccorretemi in tante pene perché mi sento mancare la vita. Ed il Signore benignamente soggiunse: non volerti affliggere per questo. Quello che voglio da te è che ti abbandoni come morta fra le mie braccia. Fino a tanto che tu hai aperti gli occhi per guardare ciò che faccio io e ciò che fanno e dicono le creature, io non posso liberamente operare su di te. Non vuoi fidarti di me? Non sai tu il bene che ti voglio e che tutto ciò che permetto o per mezzo delle creature o da parte dei demoni, o direttamente da me, è per tuo vero bene e non serve ad altro che a condurre l'anima a quello stato a cui io l'ho eletta. Perciò voglio che ad occhi chiusi tu stia tra le mie braccia senza guardare e investigare questo o quell'altro, fidandoti interamente di me e lasciandomi liberamente operare. Se poi vuoi fare l'opposto, ci perderai tempo e verrai ad opporti a ciò che voglio fare di te. In riguardo alle creature, usa profondo silenzio, sii benigna e sottomessa con tutti. Fa che la tua vita, il tuo respiro, i tuoi pensieri ed affetti siano continui atti di riparazione, che placano la mia giustizia, offrendo insieme le molestie delle creature che non saranno poche. Ecco, mi fermo qui, anche se il brano prosegue per qualche altra riga.
perché il cuore di quello che abbiamo ascoltato è proprio in quest'ultima paginetta, che è il culmine di questo brano e che davvero penso che contenga degli insegnamenti non importanti, di più. E voglia il Signore che riusciamo, dobbiamo fare sempre questa preghiera, a farli nostri, ad assimilarli, a ricordarli e a farli trasformare in vita. Sono insegnamenti spiritualmente profondissimi, importantissimi. Allora, il contesto, abbiamo visto, Luisa a un certo punto spiega che deve andare dal medico, le dava fastidio questo fatto qui, un po' perché come tutte quante le persone vicine al Signore, vergini consacrate, gli dà comunque molto fastidio, ecco, vivere una cosa di questo genere, no? E anche il fatto che nessuno, insomma, capiva poi il rimedio, stare sballottata da una parte all'altra, insomma, no? Gesù dice, buona, non ti affliggere. Quello che dice a lei lo dice a noi, voglio che ti abbandoni come morta fra le mie braccia. Qui Gesù richiama la spiritualità di Sant'Ignazio di Loyola, che diceva che l'obbedienza, che è anzitutto a Dio, l'obbedienza ideale è quella del cadavere. Il cadavere che cosa fa? Il cadavere è per definizione un peso morto, dove te lo puoi mettere dove vuoi, puoi fare quello che vuoi, non ha nessuna possibilità di resistenza perché non c'è più la vita. Quindi puoi fare qualunque cosa con il cadavere. Dice, fino a quando tu hai aperti gli occhi, i vivi hanno gli occhi aperti, i cadaveri gli occhi saranno chiusi, per guardare ciò che faccio io e ciò che fanno le creature, io non posso liberamente operare su di te. E tutta la nostra santificazione non dipende dai nostri impegni, ma dipende da quanto noi permettiamo a Dio di lavorare dentro di noi. E qui Gesù ne dice una grossa, che chi conosce la divina volontà insomma dovrebbe aver assimilato, ma non è mai troppo ripeterla. Questo vale per tutti e in ogni situazione, vale per la situazione che stiamo vivendo attualmente, vale per la pandemia, vale per la Chiesa, vale per il mondo e vale per te e vale per me. Gesù dice, vuoi fidarti di me? Sì o no? Questo è il punto fondamentale. Vuoi abbandonarti? Vuoi stare nelle mie braccia ad occhi chiusi o no? Ci credi che io sono Dio? Ti fidi di me? E aggiunge, non sai tu il bene che ti voglio, ma che cosa pensi? Che Dio non esiste o che non ti voglia bene? E allora ricorda, cito qui, tutto ciò che permetto, o per mezzo delle creature o da parte dei demoni. Se uno legge i capitoli precedenti, chi ce l'ha? I capelli tutti dritti, i demoni gli hanno fatto vedere i sorci verdi, l'inferno, a quella poveraccia di Luisa, persino suscitare in lei, senza che le consentisse ovviamente, pensieri di bestemmia in un'anima così pura, in un'anima così santa. Quindi quello che ti fanno le creature, quello che ti fanno i demoni o quello che faccio io direttamente da me è sempre per tuo vero bene e non serve ad altro che a condurre la tua anima a quello stato a cui l'ho letta, cioè lo applichiamo per tutti, dove io voglio. Le nostre vite ordinariamente non stanno dove Gesù vuole, se no saremmo già tutti santi. E come facciamo a colmare quel gap che c'è tra dove io mi trovo e dove Dio mi vorrebbe portare? Lo possiamo colmare solo se ci lasciamo condurre da Lui. Ma esattamente attraverso le vicende che stiamo vivendo ora nella nostra vita, non altro da quello che stiamo vivendo. E prosegue. Perciò io voglio che ad occhi chiusi tu stia tra le mie braccia, senza guardare e investigare questo o quell'altro. Guardare o investigare, pensiamo a quello che facciamo, tutte le domande, tutte le curiosità, tutte le questioni private o pubbliche,
devo capire, devo investigare, devo rendermi conto, qui, quell'altro. Vuoi fare così? Carità, nostro Signore non è che ti sta con fucile spianato. Accomodati pure, ma così la grazia di Dio non opera, così non arriverai a trovarti lì dove Dio ti vuole mettere. Allora Gesù dice, fidati di me, lasciami liberamente operare. Se vuoi fare l'opposto, quindi se vuoi investigare, se vuoi guardare, se vuoi tenere il controllo della situazione, non abbandonarti, rimanere diffidente anche nei confronti di colui che infinitamente ti ama, Gesù dice, uno, perderai tempo e verrai ad opporti a ciò che io voglio da te. E qualcuno di noi che ha occhi aperti direbbe, io voglio oppormi alla volontà di Dio, voglio fare il contrario. Penso che nessuno direbbe volontariamente una frase di questo genere, non chi sta seguendo questa veglia di preghiera o chi poi vedrà questo video o ascolterà il podcast, insomma, a meno che insomma non lo faccia per curiosità, è difficile, insomma, no? Chi sta seguendo questa veglia, chi ascolta questo podcast ordinariamente o questo video, è una persona che vuole bene al Signore, ma sta attento, se tu non ti abbandoni nelle mani di Dio ad occhi chiusi, pure se non lo vuoi, stai attento che finirai con l'opporti a ciò che voglio io, starai in opposizione con la divina volontà. Qualcuno di noi vorrebbe fare una cosa di questo genere? E poi un'altra cosa, riguardo le creature, i nostri rapporti con il prossimo. Gesù dice, profondo silenzio, benigna e sottomessa a tutti. Benigna, benigne in latino, bo, bene e ignis, che significa fuoco, vuol dire fervorosa nel bene. Fervorosa, domani è la festa di San Giovanni Bosco. Se Dio vuole domani mattina forse farò un piccolo video dove dirò qualcosa. San Giovanni Bosco diceva, tra le regole della santità, stare sempre allegri e fare del bene. Queste due grandi regole. Stare sempre allegri e fare del bene. Ferventi nel bene. Noi dobbiamo fare soltanto del bene al prossimo. Il male non lo dobbiamo fare. Non lo dobbiamo pensare, non lo dobbiamo dire. Non diciamo mai male di nessuno e fuggiamo chi dice male, non soltanto nelle presenze di persona, non leggiamo cose che ci fanno avvelenare il nostro giudizio nei confronti del prossimo, non sono cose che piacciono a Dio. Oh, se uno ci crede, se no, non sono più grande di Gesù, si accomodi pure se vuole fare il contrario, ma ricordi quello che rischia. Sii buona, sottomessa con tutti, benigna, fa che la tua vita, il tuo respiro, i tuoi pensieri, i tuoi affetti siano continui atti di riparazione per me e offrendomi le molestie delle creature. Nella lettura precedente il Signore ci diceva che lui si è sopportato per 3 anni la presenza di Giuda, insegnandoci, se mi sono tenuto io vicino a una persona, insomma, il traditore, ce la farete a sopportare pazientemente qualche persona molesta, una delle 7 importantissime opere di misericordia spirituale. Ecco, voglia il Signore aiutarci davvero in questo abbandono ad occhi chiusi. Si potrebbe chiamare proprio il titolo di questa breve riflessione, ad occhi chiusi, oppure abbandonarsi ad occhi chiusi. Lasciare le redini, vivere nella divina volontà è fondamentalmente, chi è andato a cavallo lo sa, il cavallo non si guida se tu non tieni le redini, se non tieni le redini sul cavallo tu sei morto, ma chi le tiene le redini? Il cavallo, perché con le redini il cavallo fa quello che dici tu, va dove dici tu, se deve andare a destra va a destra, se deve andare a sinistra va a sinistra, se gli tiri le redini si ferma, se gli rallenti trotta, se gli rallenti un altro po' galoppa. Quindi è il modo, ma chi guida il cavallo della nostra anima? La mia volontà o la volontà di Dio? Chi ce l'ha le redini in mano? Non possiamo tenerle in due.
le redini non si può fare che uno va a cavallo e uno con la mano destra tiene una redine e uno che gli sta dietro con la mano sinistra tiene quell'altro, cascano tutti e due, non è possibile. Le redini le può tenere una persona sola. Ecco, voglia il Signore aiutarci a consegnare la nostra vita e le redini della nostra esistenza nelle sue mani, abbandonati ad occhi chiusi tra le sue braccia e sapendo che tutto, ma proprio tutto, concorre al bene di coloro che lo amano.